Ciao a tutti, namaste. Oggi sono qui per proporvi una lezione tipo della scuola di Krishnamacharya a Chennai in India. Come probabilmente molti di voi sanno, ho frequentato questa scuola diverse volte. E in questa scuola sviluppano un tipo di yoga che viene chiamato Vinyasa Krama. Sono piccole sequenze legate al nostro respiro, che vengono poi di volta in volta approfondite e quindi ampliano le nostre capacità respiratorie, ampliano la nostra capacità di concentrazione, ampliano la capacità della nostra mente di restare focalizzata nel qui e ora, proprio perché ogni singolo movimento viene accompagnato dal movimento del respiro e dall'attenzione della mente. Quindi iniziamo la nostra pratica yoga. Oggi state seduti a gambe incrociate, mettetevi in una posizione che per voi sia comoda. Osservate di allargare la base sulla quale state seduti, potete aiutarvi sostenendovi con un piccolo cuscino, arrotondando il tappetino. Fate ruotare le spalle, espirate con la bocca aperta e poi avvicinate i vostri gomiti al corpo. Puntateli in modo da aiutarvi a tenere la colonna vertebrale allineata. Abbassate le palpebre e iniziate a contattare il vostro respiro. Incominciate a seguirlo nel corpo e praticate almeno 6, 8, 10 respiri consapevoli. Lasciate che questo momento resti di semplice osservazione del vostro respiro. Sentite l'aria entrare dal naso e seguitela all'interno del corpo. Osservate come si muove. Osservate lo spazio disponibile. Osservate. Respiro dopo respiro, senza mettere in atto critiche e giudizi, abbandonando ogni aspettativa. Restate nel vostro respiro e accogliete lo spontaneo, naturale. Respiro consapevole. L'aria entra dal naso, scivola all'interno del corpo, l'addome si espande e tutto il corpo si riempie. E quando l'aria esce, l'addome si ritrae ed il corpo si svuota. Seguite il respiro con l'aria che entra ed esce dal naso. E riempie e svuota il vostro corpo come fosse un vaso. Inspirando, allargate le braccia, portatele verso il cielo, allungatevi bene. E nell'espiro, ritornate con le braccia a fianco al corpo, riaprite gli occhi. E iniziamo la nostra pratica. Vi sollevate e vi portate in piedi. Potete praticare con le gambe leggermente separate o i piedi uniti se avete più capacità. Il primo movimento è un vinyasa che si pratica nella posizione di Tadasana e quindi prendete posto, appoggiate bene le vostre piante dei piedi. E inspirando, intrecciate le mani, allungate i palmi verso il cielo. Allungatevi bene lasciando le spalle giù e nell'espiro tornate, girate i polsi. Ripetiamo ancora 5 volte. In ed es.
Inspiro. Ed espiro. Incominciate a fare in modo che il vostro movimento occupi tutto lo spazio del tempo del vostro respiro. Adeguate il tempo del movimento al tempo del vostro respiro. E un'ultima volta. Ed è. Lasciate le braccia e questa volta inspiro e allungo a braccia separate, espando la colonna, il petto e nell'espiro torno. Tempo dell'espiro per tornare con le braccia a fianco al corpo. Non abbiate fretta. Inspiro, allungo, estendo ed espiro. L'aria entra e esce dal naso. Creando la vibrazione di Ujjayi, quel leggero russare nella gola. Ad ogni movimento di respiro. E ancora due volte. Allungo ed estendo ed est. Allungo ed estendo ed est. Portate la gamba destra a fare un bel passo indietro. Osservate di avere il piede appoggiato a taglio e di avere una base di appoggio solida e stabile. Inspirando, lasciate le braccia scendere a fianco e inspirando, piegate il ginocchio sinistro e portate le braccia verso il cielo. Scendete un po' col bacino, ma puntate verso il cielo. E nell'espiro distendete le gambe e riportate le braccia a fianco al corpo. Ancora tre volte. Ed es. Il piede dietro resta ben radicato a terra. Ancora due volte. Ed es. Inspiro. Ed espiro. Unite i piedi e cambiate posizione. Invertite. Il piede dietro è puntato a taglio, è ben appoggiato. Sentite le piante dei piedi belle stabili al suolo. Allineate i fianchi. E di nuovo seguite il respiro. Inspiro, scendo. E nell'espiro distendo le gambe e ancora ed es. Tempo del respiro. Fate in modo che mente, respiro e corpo si muovano insieme ed es. E ancora una volta ed es. Unite le vostre gambe e torniamo sull'altro lato. Inspiro, allungo il braccio opposto, quindi ho la gamba sinistra, braccio destro che si solleva, braccio sinistro dietro la schiena, gomito piegato. Inspiro ed espando bene il petto e nell'espiro scendo con tutti e due. E ancora, allungo ed es.
e ancora due volte. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Invertite l'asana. Portate le gambe nella posizione del guerriero, radicatevi e andiamo a ripetere sull'altro lato. Questa volta piego la gamba destra, il braccio sinistro si solleva, il braccio destro si piega. In, inarco la schiena, punto verso il cielo. Ed es, rilasso. E ancora tre volte. Inspiro. Ed espira. Ed espira. Unite i piedi e fermatevi un momento a osservare. Fate un bel respiro allungandovi e poi tornate, riaprendo gli occhi. E ora pratichiamo il Vinyasa di Uttanasana. Inspiro, allungo verso il cielo e nell'espiro scendo a terra, piego le ginocchia se ho bisogno, non mi faccio male, espiro completamente. Inspiro. Srotolo, torno al cielo e nell'espiro le braccia tornano a fianco al corpo. E di nuovo, in ed es. Inspiro ed espiro. In ed es. Inspiro ed espiro. Le ultime due volte. Restate nel vostro respiro. Inspirando, questa volta le braccia salgono dal davanti. E nell'espiro il braccio sinistro si piega sulla schiena, scendo col braccio destro. Uttanasana. Inspiro, Ardha Uttanasana. Punto lontano il braccio destro, distendo. E nell'espiro Uttanasana di nuovo. Inspirando salgo. E nell'espiro braccia a fianco al corpo. Sull'altro lato, in, piego il braccio destro, espiro, inspiro Ardha Uttanasana e nell'espiro scendo, inspiro ed espiro. Alternate i lati del corpo. Praticando ancora tre volte su ogni lato. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Inspiro.
ideas. In ideas. In ideas. Ancora due volte per lato. Se avete possibilità, se vi sentite sicuri, chiudete gli occhi o teneteli comunque raccolti e lasciate che sia solo il respiro a guidarvi. Un'ultima volta per lato. E ascolto. Prendete un momento in cui tornate consapevoli. Fate un bel respiro, allungatevi. E nell'espiro ritornate. Inspirando, allungo. E nell'espiro scendo in Uttanasana, posizione della sedia. Inspiro, braccio dietro la schiena, espando e punto al cielo. E nell'espiro il braccio torna su. In ed es. Sull'altro lato, inspiro. Ed espiro Uttanasana. Inspirando, braccio dietro la schiena, espando il petto, punto in alto. E nell'espiro, in ed es. Alternate, in, espiro, Uttanasana. Inspiro ed espiro. In ed es. Altro lato. In. Es. In. Ed es. Inspiro. Ed espiro. E ancora sui due lati. In ed es. In ed es. In ed es. Resta a osservare. Osserva ora. Come è cambiato il tuo respiro? Fai un bel respiro, allungati al cielo. Trattieni per un momento e poi torna.
Vinyasa di Uttanasana. Questa volta lo pratichiamo muovendo le braccia in fronte, non più di lato, per chi ha possibilità. Se soffri un po' di mal di schiena o hai difficoltà, ricordati di piegare un po' le gambe e ripetilo con le braccia che si aprono di lato. Inspiro. E nell'espiro scendo, tempo dell'espiro per arrivare a terra. Uttanasana. Inspirando salgo, allungo e nell'espiro braccio a fianco al corpo. E ancora, in ed es. Inspiro ed espiro. Ripeti. E mentre ripeti, segui il tuo respiro. Inspiro ed espiro. E un'ultima volta. In ed es. Inspiro ed espiro. E ascolto. Spostati lentamente sul fondo del tuo tappetino, accompagnati seduto nella posizione dell'eroe in Vajrasana. Ci resteremo un momento, andremo a praticare questa bella sequenza e quindi ti chiedo di seguirmi bene bene. Innanzitutto fai un bel respiro, allungati e nell'espiro torna. Inspirando, sollevati, porta le braccia verso il cielo, espandi verso il cielo. E nell'espiro scendi, accompagna le mani a terra, fronte a terra, posizione della preghiera. Inspirando, inarca la schiena e avanza nella posizione della tigre, occhi aperti, puntati. E il prossimo espiro, punta i piedi. Ed entriamo nella posizione di stensione del cane a muso in giù. Espira. Inspira, tigre, di nuovo. La pancia cade. Espira e preghiera. Scivola indietro. Inspiro, tigre. Inarca la schiena. E nell'espiro di nuovo cane a muso in giù. E ora resta con i polmoni vuoti, resta vuoto finché torni in preghiera. Inspirando tigre, inarco, espiro e preghiera. Inspiro salgo e nell'espiro di nuovo seduta sui talloni. Vajrasana. E ancora. In. Es. Preghiera. Inspiro tigre. Espiro il cane. Inspiro tigre. Ed espiro in preghiera. Inspiro tigre. Espiro in cane. Resto a vuoto e mi porto in preghiera. Inspirando tigre. Espiro in preghiera. Inspiro, mi sollevo al cielo. E nell'espiro torno.
Tigre. Espiro in cane. Inspiro tigre. Espiro preghiera. In tigre. Espiro in cane, muso in giù. Resto senza aria, a vuoto, mi riporto in preghiera. In tigre. Es preghiera. Inspiro e salgo. Espiro. E l'ultima volta. Vedi se riesci a praticarlo da solo. Seguendo semplicemente il tuo respiro. Lascia che respiro e corpo ti possano accompagnare, dandoti il ritmo e il movimento. Inspiro ed espiro. Ti accompagno. E ti puoi fermare a osservare. Apri le tue braccia, allungati al cielo, rivolgi lo sguardo verso l'alto, unisci i palmi. E nell'espiro poi torna e riapri gli occhi. Poggia le mani a terra, incrocia le caviglie e portati a sedere. Distendiamo questa volta la gamba destra e piega lateralmente la gamba sinistra. Osserva che negli allungamenti che andremo a fare in Dhyana Sirsasana di rispettare il tuo corpo e quindi di non tirare, di non farti male. Se hai bisogno, tieni la gamba leggermente piegata. L'importante è che il piede cerchi di stare allineato verso il cielo e che non cada lateralmente, andando in questo modo a spostare l'articolazione allineata come dovrebbe stare. Sentiti comodo, allarga la base, fai un bel respiro e inizialmente iniziamo semplicemente a inspirare e ad allungare le braccia. E quando espiri, torna. Tempo del respiro. Resta sempre nel tuo tempo di respiro. E ripeti, in, allungo e distendo, ed es. E ancora una volta, inspiro, allungo e distendo, trattengo un momento, e poi espiro lentamente dal naso. Inspiro allungo e nell'espiro scendo. In al cielo ed espirando questa volta mantengo l'allungamento e cerco di scendere prendendo il piede, la caviglia o dove arrivano le mie mani. Non tirare, lasciati semplicemente cadere. Espirando. Inspiro. Questa volta allungo la colonna, sollevo la testa e punto lontano la cima del capo, allungandomi bene. E nell'espiro di nuovo scendo e abbandono. Inspiro, salgo al cielo e nell'espiro riporto le braccia. E ancora. In.
ed es, abbandono. Inspiro a lungo, distendo la schiena, punto lontano. E nell'espiro scendo e mi lascio cadere. In al cielo. Ed es, braccia che scendono di nuovo. E lo ripetiamo ancora 2 volte. Segui il tuo respiro. E sii consapevole di ogni singolo movimento. Prima volta, inspiro, espiro, inspiro e nell'espiro di nuovo giù, inspiro e salgo e nell'espiro torno. Raccogli la gamba piegata, distendila e invertiamo la posizione. Piega la gamba a destra, appoggia il piede all'interno della coscia, osserva di sentirti allineato. 4 respiri, puntando in alto, distendendo la schiena e poi espirando, torna. Vivi con consapevolezza i gesti che fai. E osserva come il gesto accompagna il tuo respiro. Ogni inspiro salgo, punto in alto, trattengo un momento e poi scendo, espirando. E un'ultima volta, in, ed es. E ora Vinyasa Dhyana Sirsasana, in allungo e nell'espiro scendo, non tiro, abbandono semplicemente il capo e il corpo, inspirando distendo, punto lontano e nell'espiro cado di nuovo, in al cielo ed est. E ancora, in, e nell'espiro scendo, inspirando distendo, ed espirando di nuovo giù, inspiro al cielo, e nell'espiro torno, in, ed es. In ed es. Inspiro ed espiro. E un'ultima volta allungo e scendo. Inspirando, distendo, trattengo un momento e poi rilasso e cado. Inspiro ed espiro. Allunga la tua gamba, distendi tutte e 2 le gambe. E ora praticheremo il Vinyasa di Uttanasana. Osserva se hai bisogno di tenere le gambe relativamente piegate, un po' separate, questo per dare più capacità al corpo di scendere o se desideri praticare con le gambe tese. L'importante è che ascolti il tuo limite e lo rispetti. In al cielo, Dandasana, e nell'espiro scendo. E ancora, in, salgo, e nell'espiro torno giù. Inspiro ed espiro.
un'ultima volta. Inspiro ed espiro. Inspirando al cielo e nell'espiro scendo. Inspiro e salgo al cielo ed espirando rilasso le braccia. Ripeti. In ed es. In ed es. E ancora, inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. E un'ultima volta. In ed es. Inspiro ed espiro. Andiamo ora a praticare una controposizione e lo facciamo portando i nostri piedi alla larghezza dei fianchi, le mani ai lati dei fianchi. Poggiate le mani a terra, lasciate i talloni puntati. Se sentite difficoltà, potete praticare partendo con le gambe un po' piegate. Quindi inspirando, premo le mani a terra e mi porto nella posizione del tavolo. E nell'espiro, lentamente torno. E ancora. Inspiro, salgo. Spingo bene il bacino verso l'alto. E nell'espiro, torno. E ancora. In. Ed es. E un'ultima volta. In. Ed es. Incrociate le vostre gambe. Sedetevi comodi per un momento. Fate un bel respiro, allungatevi bene. E nell'espiro riportate le mani a terra e spostatevi in quadrupedia. Permettete alle ginocchia di restare sotto i fianchi, alle mani sotto le spalle e torneremo a muoverci fra la tigre e la postura della preghiera. Questa volta ci muoveremo utilizzando anche il suono. E quindi inspirando entrate nella postura della tigre, sollevate il coccige, la cima del capo, inarcate la schiena ed espirando scivolate nella preghiera con l'om. Inspiro, tigre, apro gli occhi e poi l'om. Ripetetelo ancora 3 volte, seguendo il ritmo del vostro respiro. Inspirando, srotola la colonna, torna nella posizione dell'eroe.
intreccia le tue caviglie e riportati seduto a gambe incrociate. Intreccia le tue mani. Inspirando sali, palmi rivolti al cielo. E nell'espiro scendo. Puoi praticare ad occhi chiusi seguendo il tuo respiro. Inspirando salgo. E nell'espiro scendo. Inspiro e salgo. E nell'espiro scendo. Ancora 3 volte, segui il tuo respiro. In. Ed esco. In. Ed esco. Inspiro ed espiro. E ora porta le tue mani sulle ginocchia e torneremo a seguire il nostro respiro e a risuonare nel suono dell'Om. E quindi inspirando allarga le braccia, sali. Allungati al cielo, unisci le mani e quando espiri torna con l'Om. Inspiro. Ripeti ancora 3 volte. Porta le tue mani in Jnana Mudra appoggiate sulle tue ginocchia, ritorna coi gomiti ai lati del corpo, senti il tuo corpo allineato, radicato, sereno, abbassa le palpebre e resta di nuovo a osservare il tuo respiro, semplice osservazione. Allontanati da ogni giudizio, da ogni critica. Allontanati da ogni concetto. Resta semplicemente nell'osservazione. Segui il tuo respiro e osserva. L'aria entra dal naso. Scende all'interno del corpo, l'addome si espande e tutto il corpo si riempie. E quando l'aria esce, l'addome
rientra, si rilassa e il corpo si svuota. Respiro dopo respiro. Prendi consapevolezza del tuo stare, di come ti senti. Osserva il tuo corpo e tutti i tuoi organi sorridere e lascia che il tuo respiro libero possa avvolgerli, abbracciarli tutti. Percepisci il senso di appartenenza, di coesione, di calma e di ordine. Sii grato a te stesso per questo momento. Inspirando salgo verso il cielo e nell'espiro torno al cuore. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti. Vi ringrazio tutti di questo bel momento di pratica. Vi auguro di stare tutti bene e di coltivare la vostra serenità. E torneremo a rivederci. Shanti e Namaste a tutti voi. Grazie.